Salve, volevi, eccoci qui un nuovissimo episodio. Siamo niente che poco di meno che su Baldur's Gate. Come sempre, io sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'incontro con la nostra Vanna Marchi, come la chiama Stefano nello scorso episodio, insomma, con il mistico Carcame. C'è da dire, non ho barato, ma ho ricaricato prima che spendessimo tutte e quattro le nostre ispirazioni per capire che cazzo era quel biglietto all'ultimo piano. Ho prontamente evitato di fare quella parte, però fondamentalmente per il resto tutto uguale. Ora direi di salire al nostro negozio di fuochi d'artificio, perché sono abbastanza curioso di sapere cosa ne pensano, cioè cosa sta succedendo al nostro negozio di fuochi d'artificio. Posso parlare? Pugno guaritrice? Seriamente? La sentinella? No, niente. Seriamente? Boris il birbante. Fireworks never hurt anyone. That's just what grown-ups say to make us not want to play with them. Onesto. Gorotash has got to be paying the mouthing fees. For Logir's fireworks, once it's lit, you commit. Effettivamente un'occhiata gliela voglio dare proprio dentro, per vedere un po' cosa diranno il nostro amico ora che gli diciamo che l'abbiamo scoperto. Ok, qui abbiamo una bella camera serrata. Tu che ci dici? Employees only past this point. You want to buy something? Talk to Mr. Sunshaw. No, non credo ci farà proprio entrare. Felo guardia? Seriamente l'ha chiamato il felo guardia? Tu, Willow? That smoke powder smell. It smells so good. Ma che partine è quella strana gente che tipo va a annusare le pompe della benzina e dice che è buonissimo? Any torches, matches, wizards or other sources of open flame, keep them unlit, please. Tipo i maghi sono fonte di fiamme. Ok, va bene. Niente, qui è un bel po' di pieno di scatole di fuochi d'artificio. He's a bit of a genius, isn't he? At sales, not fireworks. Of course it helps to have the only license in town to sell the stuff. Beh, che cazzo ti aspettavi? Guizza calamari? Lancia un piccolo razzo d'artificio contro il nemico danneggiandolo e rendendolo vittima di uno spruzzo colorato. Questa è veramente carina. Direi che mi rivolgo più che altro frontalmente. Amico mio? Faces, hands and eyebrows. How do we protect them? Watch for wind direction. Put on your gloves. And a light at arm's length. Very good. And what does Uncle Philogear always say? Once it's lit, you commit. Excellent. Now remember, Philogear's fireworks accepts no liability for singed nails, toasted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos or blown off heads. Now, you there. What can I do for you? Smetterla di fare questo. He has a tadpole. Aha. A fellow friend of Gortash. Praise the absolute. I have a special sample available just for you. If you wish. Certo, perché no? This one will be very useful against any and all enemies of Gortash. Be sure to be clear of its explosion area. Please enjoy responsibly. And nowhere near this establishment. Is there anything else I can do for you? Cos'altro fai per Lord Gortash? What else? I don't know what you mean. We're purveyors of smoke powder. Anything that can be lit, flamed or fired up.
Smoke Powder is a beautiful mistress. She will not be limited to one form, and she is quite malleable in the right hands. What are you really asking, friend of Gortash? Gortash mi ha mandato a ispezionare l'ultima consegna. La vostra ultima consegna è in ritardo. Gortash pretende di sapere il perché. Ma andiamo più su inganno, mi sembra molto più delicato in generale. Comunque sa usare veramente bene il girino, a quanto pare, ce l'ha ben sviluppato nel suo cervellino. I see. Then he must not have received my update. You may bring this message to him. Everything is right on schedule. The next batch will be dispatched within a 10-day. Exceptional quality, if I do say so myself. The Gondians will know it when they see it. I believe that concludes this purchase order. We very much appreciate Lord Gortash's continued honoring of our humble establishment with his custom. Questo è poco ma sicuro. Mi ha dato i due oggettini. Proviamo a riparlare con lui. Have you tried the Lanternese candles? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste? Vediamo cos'è in vendita prima. Ok, chiaramente torcia viola ubriaco. Tutte torce viola ubriaco. Ah, verde pestilenza. Blu cimitero. Che carine. Bomba di luce del focolare. In onda di luce un'area vicina. Non sembra male, tutto sommato. Nero e azzurro, nero e verde giada, rosa pallido, drago scorpioni, guizza calamari. Però sono interessanti le torce, vi devo dire la verità. Poi hai anche un pochino di cash, quindi magari ti vendo le ultime robe. Ok, sì, sono caduto alla fine nel comprare tutte le torce. Non so, mi danno di particolare. E a parte quello... Ok, per il resto. Tu sei Felogir. Heavens no, I'm just the humble proprietor. Avery Sunshall, at your service. Descendant of the great Felogir Sunshall. But you can call me Felogir if you like. Help spread the brand, see? Innegabile, ma... Terminiamo la conversazione. Lì è chiaro, non si può passare, sta lui di fronte al cazzo. Ma qui... Le guardie sono tutte girate verso il verso giusto, più o meno. Quindi facciamo ora un bel salvataggio. Vediamo se con le giuste misure riusciamo a entrare quantomeno nello scantinato. 6 e 56, 6 e 57. Ok, perché teoricamente se ci intrufoliamo per bene nello scantinato non dovrebbero vederci. Devono riuscire ad avere abbastanza tempo per adoperare le nostre cattiverie, diciamole così. Chiamiamole così. Apri questa cazzo di porta, perfetto. Usiamo il portello, tutti giù, vai! Giusto in tempo. Perché di sopra per ora, cioè, cazzo, è una porta sigillata con le scale, con intorno tutta la cosa. Cazzo, sembra un sottomarino, vaffanculo. Ok. Non mi piace. Troppi fuochi d'artificio. Troppi, decisamente troppi. Guarda, te ne raccolgo un pochino. Perché credo che siano particolarmente utili negli scontri. Quindi rimandiamo all'accampamento. Ho sentito qualcosa strisciare. Farò finta di nulla. Vetrina di fuochi d'artificio. Questo invece lo devo vedere io. Accampamento. Accampamento. E accampamento più che altro perché sono abbastanza unici da trovare. Giro calamari. Dovrebbero mettere nelle opzioni raccogli e manda all'accampamento. Cioè che tu ora me lo fai raccogliere, devo dire manda all'accampamento. È un po' inutile oggettivamente. Ok. Raccogliamo tutte queste belle prelibatezze e le mandiamo rigorosamente tutte all'accampamento. Tra l'altro tu il tuo cash lo invii al mastro principale. Voi
Ok, tu hai due monete, giustamente le inviamo a lui. Per un totale di 12. E dobbiamo iniziare a esplorare. Più che altro dovrei capire come riuscire ad arrivare alla parte superiore. Il cibo non ne prendiamo più, ormai veramente ne abbiamo una quantità. Stavo dicendo. Stavo dicendo. Prima che crepavo in maniera a dir poco imbarazzante, giustamente me lo dovevo aspettare. Una leva. Senti, mi hai rotto il cazzo, attacca tutto. Attacca. Ok, puoi usare la leva. Addirittura. Ok, quella è da sequestrare, proprio da sequestro immediato. È una quantità decisamente eccessiva di polvere da sparo. Mentre direi che beh, i due riposi dovrebbero aiutare. Sì, hanno aiutato tranquillamente. Siamo tutti più che belli curati. Guida. 31, non male. Ok. Torcia, viola, ubriaco, blu cimitero, le abbiamo comprate ma erano gratis, cioè le abbiamo comprate ma erano gratis sotto, me lo dovevo largamente immaginare. Pennino e merda te lo puoi tenere. Cappello ignobile, borsa non è stata rotta. 54, perché no? Grazie a Dio che abbiamo preso anche la maggior parte dei fuochi d'artificio che erano all'inizio, così almeno un po' li abbiamo, diciamo, stoccati. Per prossimi eventuali attacchi. Oh, andiamo. Oh, grazie. Easy, un par di palle, easy. Ci sarei caduto di nuovo tranquillamente. Ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Venite qui, tutti. Smettetela di buttarvi a pesce morto. L'ho già fatto io. E abbiamo fatto quasi tutti una brutta fine. Effettivamente, se non era per buona parte della nostra armatura, credo che largamente saremmo morti in maniera ignobile. Quindi dai una bella scassinata. Che vedo tutti questi bei barili di polvere da sparo, possiamo fare anche i bei danni, eh. Tanti bei danni. Ok. L'abbiamo ufficialmente disinnescato. Spero che non esplodo. Pare di no. Barile di polvere nera raccogli. Questa è tutta cosa sicuramente da mettere proprio da parte. Lo usiamo contro, non so, un boss premeditato. Così se non riusciamo a convincerli con l'eloquenza, cioè questo sarà lo scopo. Se l'Arax non riuscirà a convincerli con la sua eloquenza e la sua classe bardo, ci penserà Carlaia con la sua forza da barbaro e i suoi bei barilotti di esplosivo. Tanto, male che vada, possiamo anche inviare una persona a fare kamikaze, no? Posizioniamo i barili e inviamo Carlaia proprio diretta di cattiveria contro i barili. Tanto, chi se ne frega, la possiamo rianimare. L'importante è che la maggior parte del gruppo rimane viva e salva. Però su questo veramente, ragazzi, grande, grande, grande figata. Cioè, guardate qui che cazzo abbiamo trovato. Altro che un bel bottino, cioè questo è il miglior, è uno dei migliori bottini che abbiamo preso fino ad ora. Ambra di fuoco, ingrediente alchemico, come lo è anche quest'altra. Qui possiamo. Che hai detto? Ah! Gli dei sono davvero così meschini? Perché? Che hanno fatto di così meschino gli dèi? Però questo ci fa direttamente uscire fuori. Dovremmo trovare un modo per riuscire ad andare al piano di sopra, per riuscire a indagare meglio. Solo che non mi vengono idee. O ci conviene osservare meglio l'edificio, magari a qualche punto debole, qualche posto su cui possiamo saltare. Appunto, ora siamo sull'uscita laterale. Pare già, da questo vi posso dire già che pare di sì. Ok. Quindi vediamo di trovare un modo per saltare fino. Dai, serio, qui c'è pure la porta. È impossibile che non possa saltare
saltare qua. Di lì c'è il porticato, quindi è inutile provare a salire, non ci saranno altre vie. Ma per forza salire qui, prima arrampicarmi lì. Spazio insufficiente, ma è bugia! C'è tutto lo spazio, non dirmi solo perché c'è un secchio. Ma cazzo, sei tu con questa voce suadente? Mi stavo preoccupando, cioè, cazzo è che sta parlando? Non abbiamo, cioè, sono sicuro che bisogna entrare da qui. Solo che non so effettivamente, perché non mi dice nemmeno, cioè, spazio insufficiente. Nemmeno dice troppo alto o altro, spazio insufficiente. Percorso interrotto. Ma se io tipo rompo il secchio. Secchio indistruttibile, perfetto. Portone. Ho sentito della roba aprirsi. Non so in che forma, ma si è aperto. Scusa, ma perché se io ricolpisco il secchio? Ho sentito come un meccanismo azionarsi. Dovremmo capire dov'è il meccanismo di questa cosa. Proviamo a fare il giro completo, anche se dubito. Oh, qua che cazzo succede? Agiamo una volta tanto di intelligenza. Parliamo un po' con Favok. I got lost, and then when I found mommy and daddy again, they wouldn't get up. I shouldn't have run away. I'm sorry. E non dite niente, questo è tutto. Oh, poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can look after him. Seriamente. Little un found his forks gutted. Didn't see it happen all, thank the gods. City's home to some proper sick bastards. These boots have seen everything. Non possiamo fare niente. Gli essere morti sono morti, quindi glielo possiamo pure chiedere tranquillamente, teoricamente. Sperando che non si incazzano. Ok, vabbè, sì, non fornisce alcun vantaggio. Suppongo nemmeno la mamma. Ok, let's do that. Facciamolo per favore, cosa? Tra l'altro non mi dici proprio un cazzo del fatto che sono stati morti i genitori. Possiamo dire niente, non ci dice nient'altro. Ok, sì, ti dispiace, questo l'abbiamo abbastanza capito. Credo che però comunque se proviamo a borseggiare così lui si arrabbia. Willow? Beato a te. Non me ne può fregare un cazzo delle tue aspirazioni. Mi sembra strasangue. Qui c'è del sangue. Ok. Qui c'è del sangue, qui c'è una campana. Potrei dare un'occhiata. Ma chi cazzo abiterebbe qui? Dicevo, signori, a parte che non so veramente chi cazzo dormirebbe qui sopra. La campana, se la suoniamo, suona. Rosso fango, grazie, non me ne serve un cazzo. Poi per il resto non abbiamo molte altre possibilità. Non sembra avere proprio altri appigli. Se non... Oh. Sono dei pugni. E
Sembra strano che stiano lavorando a questo. Ok ragazzo, sono sicuro che puoi scendere tranquillamente. E da lì scendendo ci buttiamo giù. Però io voglio capire come cazzo entrare nella zona. O trovo un modo per corrompere il nostro amico. Tra l'altro qui c'è un'altra chiazza di sangue, quindi è probabile che sia stato ammazzato qui. Tra l'altro molto vicino all'altro omicidio. Però mi dispiace che non possiamo interagire in nessun modo, almeno anche dire boh, vai via, vattene qui, lì. Per curiosità, entrambi hanno le mani? Sì, sembra che abbiano le mani entrambi. Quindi non credo sia propriamente roba degli assassini di Ball. Più che altro devo ancora capire come cazzo funziona qui il meccanismo. Ma che cazzo è successo? Have you tried the Lanternese? Or perhaps the delicate simplicity? Ragazzi, stavo provando a esplorare, entro qui e scopro che lui stava sotto. Dirmi che sei buggato. Non dirmi che sei buggato, dai. Ritorna con me nel mondo di sopra. No, va bene. Ok, signori, alle volte la fortuna è veramente dalle nostre parti. Per chi se lo stesse chiedendo, siamo alla città, prima della città bassa, ok, per intenderci, quindi tutta la zona iniziale, e di fatto ci siamo bellamente largamente dimenticati che quando siamo andati dai nostri amichetti, qui si è andato a rifugiare Arthur. Quindi dobbiamo parlare prima con lui, questo non me lo sono spoilerato. Ecco, dicevo, a parte quello, la cosa che ho trovato, tra l'altro, fantastica, è la casualità, praticamente. Non riuscivo a trovare la soluzione a questa quest e mi stavo cimentando, mentre ero andato un po' sul Discord. Quando volete, giù in descrizione, trovate il link del canale, andate, ci metto anche aggiornamenti, c'è il bot per i giochi gratis e a quant'altro. E mentre stavo cazzeggiando, a un certo punto, cosa mi trovo? Viene un mio vecchio amico e dice: ah no, anch'io sto giocando a Baldur's Gate. Faccio: ma senti, io sono arrivato a questa missione, mi dai un consiglio? E lui mi dice esplicitamente: vai al bordello, molto probabilmente ti serve la parola d'ordine. Quindi ora siamo al bordello e ho trovato lui e gli diciamo: ho trovato gli orsacchiotti esplosivi che hai donato ai profughi. Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. Tieni il tuo denaro, io voglio delle risposte. Se fossi in cerca di denaro ti avrei sventrato e me lo sarei preso. Please don't. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Loro? Chi sono quei loro? I can't tell you. I won't tell you. Sembra che sono stato da Felogir, quindi sei in combutta con Gortash. Would you keep it down? What do you want to get us both killed? I'm no more in cahoots with Gortash than you are, which is to say I'm just as much under his thumb as anyone else in this city. If you've been there, you know more than I do. Now will you please let me go? His plea comes with an offering, a pass granting you access to the lower city. Cosa sarebbe questo, un tentativo di corruzione? L'unico posto dove andrai è in prigione. Lo apprezzo molto, ma ora che so tutto questo non penso di poterti lasciare andare. Mi dispiace. Potremmo accettare anche il denaro, non sarebbe male, eh? No, l'unico posto dove andrai è in prigione. Non sarò serio! They'll find me! A cell won't keep me safe! They run this city! Potrei semplicemente ucciderti, ma ti sto dando una possibilità, ti suggerisco di coglierla. Perlomeno in prigione ci saranno pareti da superare prima che qualcuno possa arrivare a te. 4-4-2 o 4-2? No, andiamo su persuasione.
effettivamente 24. All right, I'll go. But if I'm found hanging in my cell, it'll be on your conscience. Ok. Ma non mi ha dato nessuna parola d'ordine. Di fatto. Seriamente? Ok, ora ho indagato sui giocattoli. Affronta un'amica Lord Gortash, un'amica infuocata, beh, chiaramente. C'è qualcosa che mi manca in tutto questo. Devo dare un'occhiata meglio. Ok, ok, signori. Proviamo una degna via alternativa che si compone in me che prova a scassinare la porta esattamente dietro di lui. Facciamo finta che tutto vada Dio. Bene. Ti prego. Che cazzo di domanda è? Perché me ne vado in giro di soppiatto? Logicamente perché ti sto scassinando la porta dietro. Did you want something? No, non ora. I'm perfectly happy. Riraduniamo di nuovo il gruppo. E parliamo col ragazzo. Ok. Sì, 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 l'hai già chiaramente esplicato. Sì, 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 va bene. Separiamo il gruppo. Lo dirigiamo verso di noi il ragazzone. Perché credo che questa sia l'unica alternativa. Perché credo si sia tutto un po' in maniera non volontaria buggaticcio. Perché abbiamo, siamo andati prima al negozio di fuochi d'artificio, poi siamo venuti qui. Ok, quindi innegabilmente abbiamo creato un attimo di confusione nel gioco, perché siamo andati direttamente da Arpur a dire: sì, noi conosciamo del tuo gioco e non abbiamo altre grandi alternative. Ok. Perfetto, la porta l'abbiamo aperta. Sentiamo di cattiveria. Si arrabbia. Giusto, andrò per la mia strada. Vaffanculo. No, non funziona. Ma se inviamo... Astario, non hai qualche roba per diventare invisibile? Tipo... Non tanto passo velato. Non abbiamo una pozione di invisibilità, porco Giuda. Sì. Time to press ahead. Ok, lui non ci vede. Possiamo andare al piano di sopra abbastanza tranquillamente. Se parla con la ragazza? Dovrei ormai essere entrata. Alright. Just remember the top floor's off limits. Password or not. Looking to buy a little something extra then. Sì, che cos'hai? Smoke powder in its earthier forms. For purists only. Hai delle bombe. Sì, ha delle bombe. Tra l'altro granata di spore tossiche, non male, veramente non male. Per il resto veleno di viverna, freccia, polvere, freccia con polvere nera, strumenti di disarmo. Don't jostle any of the merchandise on your way out. Back for more of Uncle Felagir's finest. Cosa c'è di sopra? That could not be less of your business. Oh. Ok, beh, tanto sono invisibile. Ah. Succhia cazzi. Perfetto.
Siete tipo dei guanto nero uva. Cazzo sì, i soldati di Mordor, come si chiamano? Che soldati di Mordor? Sembrano i soldati di Uruk. Ah, sono diventati tutti ostili. No, 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 no! Bene. 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 Possiamo lanciare qualcosa? Tipo... Non saprei. Fuoco d'alchimista. Tipo uso la mia azione bonus, credo che poi finisco tutte le mie possibili evenienze. Infatti, quindi non posso fare un granché. Però fa danni da fuoco la mia balestra, quindi se io colpisco dovrebbe esplodere. Devastante. Ah, si sono tutti incazzati. Bene. Ma per curiosità, ormai è andato tutto a puttane. Indagare sui giocattoli sospetti. Abbiamo interrotto dei cultisti banditi ai fuochi d'artificio di Fjord. Dobbiamo prepararci a combattere. Abbiamo raggiunto l'ultimo piano dei fuochi d'artificio di Fjord. Abbiamo scoperto dei cultisti banditi che stavano assemblando degli esplosivi. Dobbiamo fermarli. Ah, quindi, cioè, comunque nel bene e nel male li avremmo comunque dovuti fermare. Astarion, vecchio mio, vecchio birbante. No, no, però io voglio Astarion. Vecchio birbam... Astarion. Senti, passa il turno, se no mi caghi il cazzo in 10 maniere. Ah, eh sì, perché lei è l'unica, gli altri devono ancora di fatto realmente intervenire. Tesoro mio, non è che hai molte scelte. Tra l'altro lì vedo che vicino dietro il bancone c'è una chiave. Quindi prepariamoci al peggio in un certo senso. Sicuramente la saggezza mi dice di togliere da mezzo Avery. Perché credo oggettivamente sia un mago. Grazie. E ti do un intimorire infernale 4. Succhia puttanella. Vediamo quanto sei forte così. Le guardie non mi preoccupano perché di regola mi sembrano e credo che rimangano delle semplici guardie. Quello che mi preoccupa è tutto il resto. Diciamo che bene o male abbiamo trovato Ordine di Bane. Quindi sono tutti grandi cultisti. Cosa fa l'Ordine di Bane, per curiosità? Questa entità sta andando a valere della mano nera e può incanalare la collera di Bane. Ok, credo qualche roba che si traduca come... extra danni. Tesoro mio, tu te ne vai un po' a fanculo. E se non muori nella prima tornata di attacco, ma non so che ti dico, ma che cazzo me ne frega. Dai fuoco al locale. Effettivamente potevamo evitare di fare così tanto casino, eh? Effettivamente. Ma va bene lo stesso. Ci siamo divertiti. Non devi prendere fuoco, ragazzo. Puoi metterti semplicemente lì, eh? Movimento non sufficiente. Che cazzo hai? Ah, spruzzo colorato. Perché me ne sono dimenticato? E vabbè. Possiamo passare il turno. Carlaia, tu che tanto sei resistente al fuoco. Diamo una benedizione al nostro amichetto. Facciamo un bel salto lì. Stacchete. Chi è che ci sta per dire addio? Ah, no. Ho detto, chi è che ci sta per dire addio? Tanto dopo questa io vado sicuramente a dormire. Ok. L'hai pure mancato.
Ok, tesoro mio, io ti vengo a prendere e ti vengo a prendere di cattiveria. Ma lo sai che una punizione collerica non mi fa schifo? Movimento non sufficiente, seriamente. Oh, salta, che cazzo devo dire? Dicevo, punizione collerica. Ma perché io ogni tot mi perdo? Ah, ok, le punizioni sono qui. Dov'è la punizione collerica? Cioè, così non la posso fare. Eh no, è perché abbiamo fatto il salto e giustamente ci ha sminchiato, tra parentesi. Stacchete. Fallimento critico di cosa? Come? Tra l'altro sono tutti draw, fateci caso. Tombolt il pallido. Cioè no dai, tutti draw no, però almeno due sì. Metti una bella infuocata di quelle carine. Prova a scappare se hai le palle. Provaci, provaci. Cazzo, ci è riuscito. Però pare non ci abbia accecato come voleva. Ok. Questo qui che io ripeto sembra un Uruk uscito dal Signore degli Anelli. Avete presente gli orchi Uruk quando ha l'assedio di Helm? Hanno quei Guarda, pure le stesse abilità della mano! Sembra a tutti gli effetti uno di Uruk. Tiriamo su il nostro amico. Tanto peggio di così non può andare. Ok, cioè potevo evitare di farlo, anzi sarebbe stato anche di nostro vantaggio, perché credo che una volta che ammazzavamo la ragazza sulle scale e la persona che si trovava qui dietro il bancone, saremmo stati di fondo protetti. Però oggettivamente appena ho visto quella roba ho detto no, troppo bello per essere vero. Ok. E mi do anche cura perché sono stronzo, vedi? Bluff. Lui si sta riprendendo. Ma è avvelenato pure lui. Che fai? Tanto credo che morirai a breve. Cioè hai un punto vita. O muori nella nebbia o provi a scappare e muori comunque. Non sono tantissime le alternative oggettivamente. E comunque sto dicendo, no, però sotto era troppo, cioè mi stigava troppo il provare a distruggere tutto. Cioè è stato così soddisfacente vedere l'intero negozio in fiamme. Aia. Vabbè, che poi aia, che cazzo se ne frega, è quasi immortale. La Madonna. Puttana. Aggiungerei. Diciamo che abbiamo largamente sottovalutato i nostri nemici. Diciamo che ormai pensavo di avere la vittoria sotto mano. Diciamo che questo mi serva da lezione, così imparo a fare il cazzo del gradasso. Ok, usiamo scatto per arrivare fino qui. Potrebbe funzionare. Pugnalata. No, eh. Vabbè, proviamo con quelle frecce. Male che vada. No, non è inutile, usiamo esecuzione. Male che vada, la uccidiamo. Appunto. Indovina chi qui morirà a breve. Sì, signorita, sto parlando proprio di te. Seriamente, 75 le è mancata. Oh. Grazie. E mi vai pure in furia visto che ci siamo. Anche se forse è una cazzata, perché se loro non fanno in tempo a scendere, noi perdiamo unicamente la furia. Perché giustamente se non sei un top turno in combattimento la perdi automaticamente. Scatta, e che fai? Ti fai tutta la nube? Ma sei i miei coglioni, complimenti. Dio, se è la mamma troia, eh. Se hai la mamma troia.
No, ma siamo a scatto. Ok. Anzi, ti dirò, mi puoi servire di più al centro. Carlaia, tu aspetta. Mio tesoro, tu ti prendi un bello scatto e provi a salire il più sopra possibile per garantire un minimo di sopravvivenza al nostro party. Poi che cazzo fa l'aura di terrore? Almeno ben visto. Ora che hai fatto l'incantesimo, che facciamo? Ho ammazzato tua sorella. Vieni, vieni, vieni giù, sei le palle. Vieni. Che fai? Ti butti? Ma prima o poi l'incantesimo finisce o... o no? Mentre sei entro 3 metri da incantatore, questa entità ha svantaggio ai tiri per colpire i tiri salvezza. Che bastardo. Passiamo tutti. Appunto, vedete, la frenesia la perde. Beh, che facciamo? Ci buttiamo giù? Ci decidiamo? Che poi lui fino a quando si concentra non riuscirà mai... si tira indietro. Rimaniamo così. Tutto il tempo. Facciamo una bella partita a risico. Jiu-jitsu. Scacchi. Una... boh, non saprei. Una briscolina. No, per ora meglio se non li usiamo. Occupiamoci di loro semplicemente curandoli. Ok, e ci posizioniamo lì. Bene. Voi vi decidete a passare? Perché sono bastardi poi, perché costringono me a salire. Io non voglio salire. Dai, so che puoi farcela. Bravo! Bravo, eh! Alla fine ti sei fatto le palle se ho deciso di scendere. Vieni pure tu. Mazza dei miei coglioni. No, lui è ancora un po' indeciso. Fa avanti e dietro. È ancora decisamente indeciso. Per ora non me ne frego un cazzo, perché l'importante, per quanto mi riguarda, è che lui sia sceso. Se fai 5 metri, sei completamente invisibile. Non puoi avere svantaggio. Che cazzo ti dice che io ho svantaggio? Vabbè. Con esecuzione. Tiè. No, ho ancora svantaggio, va bene. Svantaggio non mi è chiaro perché, però ho svantaggio. Perfetto. Tesoro mio, tu come sempre, vediamo di tenere più in vita di tutti Carlaia, perché il nostro piccolo caro armato su due gambe, e senza di lei diventa un attimo difficile fare qualsiasi azione. Mettiamo il lava. Ok. È il tuo turno, ragazzone. Devi scendere al piano di sotto e accettare la tua morte come fanno tutti del resto. Per ora che non c'è la nube, lui scenderà molto, ma molto più volentieri. Più o meno. Molto volentieri. Molto più o meno. Ok, se io lo becco... il percorso è interrotto. Allora ci mettiamo qui. Dovresti riuscirlo a prendere. No, il percorso continua a essere interrotto. Ci mettiamo lì. Puttana troia però, cioè nel senso. Vabbè. Carlaia, sei tutti noi. Ok. Lacerazione. Perfetto, colpo di pomo di cattiveria. Aia, questo l'abbiamo mancato. Noi dobbiamo trovare un incantesimo che ci permetta di bloccarlo. O comunque dargli potenti svantaggi. Abbiamo qualcosa che dà un bello svantaggio? Pur volendo da 35 questo. 35. 35. Yay! Fiamma sacra. Beh. Questo almeno funziona. Almeno è qualcosa. Almeno è qualcosa. Tiriamoci giù. Aia.
Ma non fa nemmeno tantissimi danni. Che credo che l'Arax fondamentalmente era proprio in una situazione di merda. Ok. Abbiamo usato qualche combinazione per garantirgli questo successo. Ok. Colpo critico, vai. Sì, che è il tuo turno, mio caro Carla. È il momento in cui diamo fine a questo scontro. Ok. Me lo tiri su. Sì, è normale, l'Arax, che le ferite siano troppo grandi. Sai com'è? Abbiamo assaltato un intero negozio nel bel pieno di un assalto. Grazie al cazzo. Ora io direi che vorrei usare a parlare con i morti. This is a restricted area. Time to explain yourself or this guard will be restricting you. Cerca di spiegare che non ti stavi intrufolando. Sono io, il tuo vecchio amico Astario. Non sbatteresti la faccia, infatti, già un amico, no? Meno male che lui gli abbiamo dato i bonus inganno, perché sapevo che lui alla fine lo beccavano sempre. 26, vattene a far culo, vecchio coglione. Congratulations, you've convinced them to give you X. Non lo so. L'importante è che te ne vai a fanculo. This is a restricted area. Time to explain yourself or this allora, tesoro mio. Ora che cazzo facciamo? Mi fai passare. Dai, serio! Te ne puoi andare a fanculo. Your conviction is enough. It's best not try that again, lest. Oddio, veramente lo sta facendo. This is a restricted area. Time to explain yourself or this guard will be restricting you. Tieni il capo e fatti scortare in prigione. Sì, come no. Qualche moneta d'oro. Ma ce l'hai proprio con tutti. Time to explain yourself or this guard will be restricting you to a cell. Lasciami andare. È l'unica maniera. Vediamo pure vantaggio, ti è. Vediamo quello di cuore oscuro. Vi prego, levatevi dai coglioni. Looking ahead. Potete gentilmente scendere? Credo di prendere in giro un nano di merda che caga il cazzo e mi ha fatto pure perdere 3000 monete d'oro, perché quello scontro... col cazzo che me lo rifaccio. Ma seriamente! Che bello quando è tutto un bel po' buggaticcio. Magnifico, veramente. Ma signori, sto vedendo il tempo, quindi direi che, siccome devo rifare tutta l'intera parte qui, vi rammento che il tempo è tiranno e ci possiamo beccare nel prossimo episodio.